Cari amici, oggi vi presento una nuova ricetta della nostra vegan e raw chef Serena Babbo. Si tratta di un piatto vegano molto particolare, molto fresco e originale. Sono le zucchine al cocco. Le zucchine hanno degli effetti molto diuretici e depurativi e il latte di cocco le accompagna con un po' di proteina per renderle più sostanziose e sottolineando il gusto dolce e delicato di questo ortaggio. Quindi zucchine al cocco, vediamo come si fanno. Cari amici, ciao a tutti, sono Serena, la vostra chef vegana. Anche oggi sono qui perché vi voglio presentare una nuova idea per preparare un contorno utilizzando delle verdure che non devono mai mancare nella vostra cucina, le zucchine. La ricetta è facile, semplice e veloce e si chiama zucchine al cocco. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono zucchine, olio, brodo, tamari, latte di cocco e erbe di Provenza. Iniziamo con il taglio delle zucchine, che devono essere tagliate a rondelle e un po' spesse, in modo che durante la cottura non si ammorbidiscano troppo. Bene, abbiamo preriscaldato un attimo la piastra. Ora che abbiamo tagliato le zucchine, prepariamo il fondo. Utilizziamo dell'olio, del tamari, un cucchiaino di brodo, vegetale, possibilmente anche senza glutammato, e un cucchiaino di erbe di Provenza. Aggiungiamo un po' di acqua. Cerco di mescolare in modo da adagiarle bene, non rimangono troppo appiccicate, altrimenti non si cuociono. Aggiungerò solo un po' d'acqua. E cuocio per 20 minuti. Le zucchine dopo 20 minuti sono pronte. Ho spento la piastra e ora vado ad aggiungere l'ultimo ingrediente, il più importante, il cocco. Chiudo il coperchio e faccio riposare ancora 5 minuti, dopodiché per essere servito. Bene, le zucchine al cocco sono pronte, ora non mi resta che metterle ai fornelli e prepararle.